Ciao a tutti, io sono Belle. Esatto, come la protagonista della Bella e la Bestia. A volte mi è capitato di sentirmi come una principessa rinchiusa in una torre a cui fa la guardia un cattivissimo drago. Invece di un drago, io avevo mio padre. Non mi lasciava fare niente. Non potevo uscire il fine settimana e non potevo truccarmi. Non per vantarmi, ma io ero una delle ragazze più belle e più intelligenti della scuola. Tutti mi chiedevano sempre di uscire, ma io non accettavo mai, perché papà non voleva. Ma la cosa peggiore era che non potevo prendere lezioni di canto, anche se era sempre stato il mio sogno. Belle, dovresti concentrarti sul tuo futuro da medico. Non pensarci nemmeno di esibirti su un palco. Se la mamma fosse stata qui, mi avrebbe sicuramente appoggiata. O almeno era quello che mi piaceva pensare. Sfortunatamente se n'è andata quando io ero ancora molto piccola, quindi non la conoscevo affatto. Un giorno stavo tornando a casa di ottimo umore. Avevo superato una verifica ed erano appena iniziate le vacanze. All'improvviso ho sentito una musica vivace. Un artista di strada stava suonando la mia canzone preferita con il sassofono. Cavoli, era così bravo che non sono riuscita a trattenermi e ho iniziato a cantare. I passanti si sono riuniti intorno a noi e hanno applaudito. Ho sentito le farfalle nello stomaco. Ma poi qualcuno tra la folla ha urlato il mio nome con tono arrabbiato. Ops, era papà. Bella, che cosa credi di fare? Era rosso come un peperone. Mi ha presa per mano e mi ha trascinata verso la macchina. Abbiamo litigato per tutto il tragitto. Ti ho detto di non cantare! Ma perché? Non rispondermi così. Sei in punizione, signorina. Ci siamo fermati davanti a casa e abbiamo visto che c'era una macchina parcheggiata lì accanto. Una donna bellissima è scesa dall'auto. Quando papà l'ha vista si è innervosito e ha stretto i denti. Natalie, che cosa ci fai qui? Sono venuta a vedere mia figlia. Questa volta ho persino il permesso della Corte di Giustizia. La donna ha sventolato alcuni documenti. Papà li ha letti ed è impallidito. Nel frattempo mi si è gelato il sangue nelle vene. Aspettate, quella sconosciuta era mia madre. Mi sono venute le vertigini e mi si è offuscata la vista. Quando ho riaperto gli occhi, i miei mi stavano guardando con aria preoccupata. Quella donna, cioè mia mamma, mi ha abbracciata forte. Bello, tesoro! Sono così felice di vederti. Poi mi ha spiegato che stava cercando di contattarmi da diverso tempo, ma che papà non glielo aveva mai permesso. Cosa? Come aveva osato? Ora posso finalmente parlarti, Belle. La mamma ha detto che avevamo molto tempo da recuperare. Mi ha proposto di trasferirmi a casa sua per qualche mese, nella città vicina. Ero confusa. Perché la mamma mi aveva abbandonata quando ero molto piccola? E se aveva avuto un buon motivo per farlo? Volevo conoscerla meglio. Papà ha cercato di farmi cambiare idea, ma io ero troppo arrabbiata con lui. Così ho fatto le valigie e sono partita insieme alla mamma. Aveva stile, era simpatica e affettuosa. Abbiamo subito legato. Una sera, mentre stavamo chiacchierando, la mamma mi ha detto che il suo sogno era quello di diventare una cantante. Ma papà non era d'accordo, voleva controllarla. Ecco perché se n'era andata. Cavoli, avevamo tantissimo in comune. Ero ancora più arrabbiata con papà. Le vacanze sono finite presto e la mamma mi ha iscritta in una scuola statale. Ero abbastanza sicura di me, quindi non ero preoccupata. Tuttavia, una ragazza mi ha quasi rovinato l'umore quando gli ho pestato un piede per sbaglio. Oh, scusami, non ti ho vista. Sei cieca? Vai da un oculista. Nella mia vecchia scuola tutti mi volevano bene, quindi la sua maleducazione mi ha momentaneamente confusa. Ma poi ho deciso di rimetterla al suo posto. Le persone maleducate sono solo insicure. Hai fatto la figura della stupida. Tutti gli studenti in corridoio sono scoppiati a ridere. Quella ragazza è arrossita ed è scappata. Non avrebbe dovuto rispondermi così. Un ragazzo carino si è poi avvicinato a me. È stato difficile guardare il suo sorriso brillante senza degli occhiali da sole. Mi è piaciuto come hai risposto a Scarlett. È così cattiva che nessuno vuole esserle amico. Sei nuova? Ho annuito e mi sono presentata. Quel bellissimo ragazzo si chiamava Anthony. Mi ha mostrato la scuola e mi ha aiutato a trovare la mia classe. Poi si è seduto accanto a me e mi ha fatto l'occhiolino. Non preoccuparti, Belle. Ti aiuto io in chimica. Aiutarmi? Ero una studentessa modello. Per la fine della lezione ho dimostrato a tutta la classe che non ero solamente bellissima, ma anche incredibilmente intelligente. Sono diventata popolare in fretta. Sei riuscita a impressionarmi, nuova arrivata. Ci vediamo domani.
Dopodiché Anthony è uscito e... wow! C'era un elicottero ad aspettarlo. Ecco come ho scoperto che era ricco sfondato. Che follia! Il giorno dopo Anthony ha iniziato a riempirmi di complimenti e di regali. Per esempio, un giorno ho aperto l'armadietto e mi è caduto addosso un enorme mazzo di rose. Mi ha persino ordinato un hamburger ricoperto d'oro. Aveva un pessimo sapore, ma un aspetto incredibile. Dopo una settimana, Anthony mi ha finalmente chiesto di uscire con lui. Ovviamente ho accettato. Abbiamo fatto un giro in mongolfiera. Riuscite a immaginarlo? E poi, nel cielo è scoppiato un fuoco d'artificio a forma di cuore. Anthony mi ha preso le mani tra le sue e mi ha guardata negli occhi. Sei la ragazza più in gamba della scuola e ti meriti di uscire con un ragazzo del tuo livello. Uno come me. Beh, la modestia non era il suo forte, ma era il principe dei miei sogni. Così ho accettato di diventare la sua ragazza. Abbiamo chiacchierato per tutta la sera e gli ho persino parlato della mia paura dell'acqua. Siamo diventati subito la coppia più bella e più discussa della scuola. Stavo vivendo in una fiaba. Ricevere dei regali costosi ed essere sempre al centro dell'attenzione era incredibile. Un giorno gli ho detto che stava spendendo troppi soldi per me. Tesoro, mio papà è un milionario. Mi dà tutto quello che voglio. Che padre generoso. Ho preso in considerazione l'idea di chiedere ad Anthony di donare del denaro in beneficenza. In poche parole, le cose stavano andando benissimo. Stavo uscendo con un milionario e stavo vivendo con una mamma comprensiva. Persino gli innumerevoli messaggi di mio padre non sono riusciti a rovinarmi l'umore. Continuava a dirmi come dovevo vivere e voleva che tornassi a casa. Nemmeno le provocazioni di Scarlett riuscivano a infastidirmi. Quella strega non lasciava mai me ed Anthony da soli. Siete più finti di Ken e Barbie. Era chiaro perché nessuno volesse essere suo amico. Mi sono chiesta perché Scarlett fosse così antipatica. Ma poi ho scoperto che tempo prima usciva con Anthony. Lui l'aveva lasciata e lei non lo aveva superato. Una sera la mamma ha fatto una cosa che mi ha sorpresa. Tesoro, odio dovertelo chiedere, ma visto che il tuo ragazzo è ricco, potresti chiedergli se mi presta un po' di soldi? Oh, wow! La mamma ha detto che aveva sempre voluto aprire un ristorante che ospitasse dei piccoli concerti. Così avrebbe potuto esibirsi insieme ad altri artisti. Tuttavia, aveva bisogno di molti soldi. Mi piaceva il suo progetto, ma non volevo chiedere del denaro ad Anthony. Questa è l'ultima occasione per realizzare il mio sogno. Cavoli, la mamma aveva ragione. Papà gli aveva tarpato le ali, ma io volevo supportarla. Ho parlato ad Anthony. Anche a lui piaceva l'idea e ha deciso di aiutarla. Sei sicuro? Sono un sacco di soldi. Farei qualsiasi cosa per te. Quando il ristorante ingrana, poi puoi restituirmeli. Ne parlerò a mio padre. Era il migliore. Quando se n'è andato, ho visto che sul suo PC aveva aperto diversi siti di beneficenza. Ma allora aveva donato del denaro in beneficenza e non se n'era nemmeno vantato. Era un vero angelo. Poco dopo, la mamma ha ottenuto i soldi che le servivano e ha aperto il ristorante. È diventato subito molto popolare. Speravo di poter ripagare presto il padre di Anthony. Un giorno, mentre stavo uscendo da scuola, ho visto Scarlett in piedi accanto al motorino elettrico di Anthony. Aveva in mano una bomboletta spray. Ehi, che cosa stai combinando? Fatti gli affari tuoi, Belle. Otterrò la mia vendetta. Anthony è una persona terribile. Non è vero. Il mio ragazzo è dolce e affettuoso. Ha persino donato dei soldi in beneficenza. Scarlett è scoppiata a ridere tenendosi la pancia. Anthony ha donato qualcosa! Stiamo parlando della stessa persona! In quel momento nel parcheggio è arrivata una guardia di sicurezza e Scarlett è scappata. Uffa, diceva sempre delle cose cattive e poi scappava come una codarda. Era troppo fastidiosa. Dopo un po' le cose sono peggiorate. La mamma era sempre impegnata al ristorante e non stavamo quasi più insieme. Anche Anthony era cambiato e improvvisamente diventato geloso. Uno dei miei compagni di classe mi ha chiesto una mano e Anthony ha fatto una scenata. Mi ha detto di non parlare con gli altri ragazzi e spesso le sue uscite erano parecchio infelici. Belle, domani potresti vestirti in modo decente. Mi vergogno a farmi vedere con te. Ero davvero confusa. Il mio principe si era improvvisamente trasformato in un mostro. La mia vita era sempre più surreale. A un certo punto non sono più riuscita a sopportarlo e ho deciso di lasciare Anthony. Ma lui mi ha fatto gli occhioni da cucciolo e mi ha pregato di perdonarlo. Non so cosa mi sia preso. Ah, non giudicatemi. Ma l'ho perdonato. E la cosa peggiore è che è successo anche altre volte. Prima si infuriava e poi mi riempiva di regali. Non sapevo a chi chiedere consiglio, perché la mamma era sempre al ristorante. E nella nuova scuola non avevo fatto amicizia.
Un giorno Anthony ha organizzato una grande festa in piscina e ha invitato l'intera scuola. Mi ha abbracciata teneramente, quindi pensavo che avessimo sistemato le cose. Ma poi ha fatto un sorrisino. Ragazzi, sapete che Miss Perfettina ha paura dell'acqua? Cosa? Era un segreto! Un secondo dopo sono finita in piscina. Anthony mi aveva spinta. Come aveva potuto fare una cosa simile? Mentre stavo cercando di raggiungere il bordo della piscina nel panico, lui rideva come una iena. Tutti gli ospiti si sono zittiti per la sorpresa. Poi qualcuno è venuto in mio soccorso. Sto parlando di Scarlett. Stai bene? Mi ha aiutata a uscire e mi ha portata via. Ero ancora sotto shock e lei mi ha allungato un asciugamano. Ho sentito che diceva ai suoi amici che voleva farti uno scherzo, quindi eccomi qui. E poi Scarlett mi ha detto una cosa che mi ha lasciata a bocca aperta. A quanto pare, un tempo, anche lei era popolare. All'inizio andava tutto bene, ma dopo un po' Anthony aveva iniziato a comportarsi come uno psicopatico. Scarlett lo aveva lasciato e lui, per vendicarsi, le aveva distrutto la reputazione. Aveva fatto credere a tutta la scuola che lei fosse insopportabile. Ho paura che faccia lo stesso anche con te. Avremmo dovuto parlarne prima, ma eri innamorata persa di Anthony. Non mi sono fatta sopraffare dalla rabbia. Ero furibonda. In realtà Anthony era una sanguisuga piena di caccole. Perché non l'avevo capito prima? I suoi trucchetti ormai non funzionavano più con me. Ho ringraziato Scarlett per avermi aiutata e sono andato da Anthony. Gli ho detto che avevamo chiuso, ma lui ha ridacchiato. Non ho intenzione di fare la figura del perdente. Se mi lasci, chiederò a mio padre di riprendersi i soldi che vi ha prestato. Oh no, avrebbe fatto chiudere il ristorante della mamma. Lei amava esibirsi. Non potevo permettere che il suo sogno si infrangesse di nuovo. Così ho detto a Anthony che stavo scherzando. Brava ragazza, ora portami della limonata. Non avevo intenzione di sopportare quel mentecatto a lungo. Il giorno seguente sono andata al ristorante della mamma e gli ho chiesto di ridare i soldi al padre di Anthony il prima possibile, così avrei potuto lasciare il figlio. Ma la mamma ha aggrottato la fronte. E il guadagno ci serve per pagare gli stipendi. Ci ho pensato e le ho detto che le avrei dato io una mano. Anche io so cantare. Useremo la mia parte per saldare il debito. Era un ottimo piano. Ma la mamma mi ha lanciato un'occhiataccia e ha detto che era lei l'unica star del locale e che dovevo accontentarmi del ruolo di cameriera. Non aveva mai usato quel tono con me. Mi sono offesa, ma ero pronta a tutto pur di lasciare il mio ragazzo il prima possibile. Così, dopo scuola, ho iniziato a lavorare come cameriera al ristorante della mamma, mentre lei cantava sul palco. Ero così impegnata che non avevo molto tempo per studiare e ho persino iniziato a saltare le lezioni. Per mia sorpresa, alla mamma non interessava. Vedevo Scarlett abbastanza di frequente. Non era cattiva come dicevano tutti. Un giorno è venuta da me con un sorriso soddisfatto. Non posso credere che quel milionario narcisista stesse donando dei soldi in beneficenza. Penso di sapere che cos'è successo. Mi ha sussurrato un piano e io ne ero così felice che l'ho abbracciata. Era arrivato il momento di rimettere quel verme al posto suo. Quella sera la mamma doveva esibirsi al ristorante. Sono venuti anche Anthony e suo padre. Quando gli ho portato il loro ordine, Anthony non è riuscito a trattenere un commento perfido. Ho dovuto aspettare per secoli per avere la mia soda. Il servizio pessimo. L'ho ignorato e mi sono rivolta a suo padre. So che lei è molto ricco. Non vorrebbe donare del denaro a un rifugio per animali? L'uomo ha risposto con sicurezza che aveva già dato un sacco di soldi a suo figlio, che avrebbe dovuto donarli in beneficenza. Ecco quando gli ho detto la verità su Anthony. Io e Scarlett avevamo scoperto che gli enti di beneficenza che avevo trovato sul PC di Anthony non esistevano. Aveva creato quei siti per fregare suo padre e per incassare i soldi. Scarlett, che era seduta a un tavolo vicino con il suo PC, ha persino dimostrato la nostra teoria, creando una dozzina di siti simili in soli 5 minuti. Anthony è impallidito e ha balbettato delle scuse. Suo padre si è arrabbiato così tanto che ha giurato che lo avrebbe spedito in un collegio maschile. Io e Scarlett ci siamo date il 5. Oh, dimenticavo, Anthony è finita. Ha stretto i denti ed è uscito di colpo dal ristorante. Invece, suo padre è rimasto lì e ci ha ringraziati. Ha anche aggiunto che siccome mia mamma non poteva restituirgli i soldi, era pronto a investire nel ristorante. Ma prima di tutto voleva assistere a un'esibizione per valutare le prospettive future. Sono andata dalla mamma per darle la buona notizia, ma l'ho sentita discutere con qualcuno al telefono. A quanto pare, uno dei cantanti era bloccato nel traffico e nessuno poteva sostituirlo. Era il mio
mio momento. Avrei dimostrato alla mamma che ero nata per stare su un palco e avrei salvato la situazione. Ho impugnato il microfono e ho iniziato a cantare. Ma poi la mamma è corsa dal tecnico del suono furibonda e ha cercato di spegnere la musica. Che maleducata! Ti ho detto che la star qui sono io. Ero senza parole. Ma poi papà è apparso all'improvviso accanto a lei e ha tentato di fermarla. Lasciala cantare, non metterle i bastoni tra le ruote. Wow, che cosa stava succedendo? Per qualche minuto ho dimenticato il resto e ho messo tutta me stessa nella canzone. Il pubblico mi ha adorata. Ero al settimo cielo. Dopo l'esibizione, papà è salito sul palco e mi ha abbracciata. Mi sei mancata tantissimo. Mi ha detto che aveva chiamato la mia scuola tutti i giorni per sapere come stessi andando. Quando ha saputo che stavo saltando le lezioni, ha capito che ero nei guai ed è venuto in mio soccorso. Ho scoperto anche perché non voleva che studiassi canto. La mamma era così ossessionata dalla sua carriera che gli aveva rubato tutti i soldi e poi ci aveva lasciati. Non voleva che un giorno lo piantassi in asso anche io. Mi dispiace se sono stato così severo con te. Sei il dono migliore che la vita mi abbia fatto. Papà era il mio eroe e il mio modello da seguire. Non volevo più avere niente a che fare con mia madre. Era troppo invidiosa e subdola. Il padre di Anthony è venuto da noi e ha detto che aveva adorato la mia esibizione e che voleva che io diventassi la star dello spettacolo. Ma ho rifiutato la sua offerta, perché prima volevo tornare a casa e finire la scuola. E io e papà siamo tornati a casa. La mamma è stata costretta a lavorare come commessa per ripagare il debito. Io e Scarlett ci sentiamo ancora. Mi ha detto che ha stretto amicizia e che Anthony è finito in collegio. Ora papà mi lascia più libertà e posso cantare quando voglio. Vi ricordate quel ragazzo con il sassofono? Un giorno si è avvicinato e ha detto che mi stava cercando da quando ci eravamo visti la prima volta. Wow! Beh, presto usciremo insieme. Anche i vostri genitori disapprovano i vostri hobby?